continuato a funzionare anche in questo periodo di Covid. Abbiamo fatto anche più trapianti dell'anno precedente. E abbiamo iniziato anche il percorso per la terapia genica per quanto riguarda le cellule CAR T, sia per la somministrazione di prodotti commerciali che per quanto riguarda la possibilità di somministrare in futuro, nei prossimi anni, anche cellule ingegnerizzate ai pazienti e prodotte presso il CREO. Se questo progetto ambizioso si realizzerà insieme con l'azienda ospedaliera, la regione e l'università. E proprio anche alla luce di questo sarà importante avere un nuovo residence, perché il residence è un punto di riferimento importantissimo per i pazienti che afferiscono da altre regioni presso il nostro istituto. E in questo caso ci aspettiamo anche un aumento di pazienti che arriveranno per beneficiare di queste terapie particolari di eccellenza. Ecco, il dottor Giannico ha detto che i cluster sono stati tutti sostanzialmente eliminati, non c'è più la paura del Covid all'interno dell'ospedale. Come sono stati tutelati i suoi pazienti? Ma i nostri pazienti sono sempre stati tutelati fin dall'inizio attraverso tamponamento del personale sanitario e di tutti gli operatori sanitari, diciamo, e degli stessi pazienti. Attualmente noi ci sottoponiamo a due tamponi settimanali, sia i pazienti che il personale sanitario, e per cui da questo punto di vista ci sentiamo tranquilli, insomma. Anche in una situazione come questa, così drammatica, Franco e Luciana Chianelli hanno avuto il coraggio e la perseveranza di battersi per questo progetto, che è un progetto straordinariamente importante per tutti i pazienti e per le loro famiglie. Avere la possibilità di disporre un maggior numero di appartamenti dà la possibilità di poter curare un maggior numero di pazienti anche provenienti da altre regioni, ed è una cosa che è straordinariamente importante per tutti. Noi usufruiamo nell'oncoematologia pediatrica di questa struttura già esistente per tutti i bambini e le famiglie che provengono da altre regioni, e non solo, anche da chi abita in Umbria ma che abita lontano da Perugia, perché durante il percorso terapeutico è possibile di poter usufruire di questa struttura, consentendo anche in una situazione così difficile di poter dimettere i pazienti, di farli stare in un ambiente non ospedaliero, che per i bambini è una cosa straordinaria, ma non solo per i bambini, anche per gli adulti, e darci la possibilità di fare un turnover dei pazienti importanti. Noi abbiamo continuato a lavorare sempre allo stesso ritmo, se non più, ovviamente con tutte le problematiche da dover assicurare in termini di sicurezza dei pazienti e delle loro famiglie. C'è da dire che abbiamo anche la necessità di poter assicurare ai bambini la presenza di un genitore nel reparto, e questo naturalmente ha comportato in epoca Covid una maggiore attenzione a tutte le norme di sicurezza, ma devo dire che abbiamo avuto una collaborazione da parte di tutte le famiglie che hanno compreso e si sono sottoposti a una quantità di controlli inenarrabili. Adesso stiamo cercando, lo dico, approfitto di questa cosa, stiamo cercando di riprendere la scuola, perché per i bambini la scuola è importantissima. Io sto facendo delle petizioni per riportare gli insegnanti in reparto, perché se c'è un posto che è sicuro è il reparto di oncoematologia pediatrica. I pazienti sono tutti tamponati, i medici sono tutti tamponati due volte alla settimana, per cui non c'è nessun pericolo, ma per i pazienti è fondamentale poter avere un supporto scolastico.